Ciao, oggi siamo tutti qua al Mugello, è una bella giornata, sole, caldo, un bel gruppo, va bene, siamo contenti. Siamo a fare un corso per i ragazzi di D, diversamente disabili, perché di D non è solo gara, ma sono anche corsi. Siamo qua con Dario Marchetti, Manuel Poggiali e Chiara Valentini, divisi in gruppi per abilità, mentre Matteo Baraldi sta seguendo i principianti nel piazzale sotto al Mugellino. L'obiettivo dei corsi è portare a tutti ad un certo livello, per poi chi vuole può tornare a correre, chi non vuole li servirà per usarli per strada. Con i corsi si impara in qualsiasi modo a guidare la moto ed essere più sicuri. Sono qui al Mugello con i miei amici D&D e con Manuel Poggiali, una dozzina di piloti, questi ragazzi piloti fantastici che hanno voluto sconfiggere un destino sfortunato e che si sono messi a correre in moto, e gli daremo un po' di consigli io e Manuel, perché hanno una gara qua al Mugello, quindi metteremo la nostra esperienza a loro a disposizione. La seconda giornata che facciamo qui al Mugello, e quindi cominciamo a sgrossare quello che sono le traiettorie, sgrossare quello che sono i tempi, vedere bene qual è la giusta maniera, il giusto approccio. È una bella giornata con gli amici dove cercheremo di imparare il più possibile. E siamo qui al Mugello con l'associazione D&D a cercare di imparare a guidare in pista e a migliorarci. In questo bellissimo paesaggio toscano abbiamo corso, Poggiali ci ha seguiti e devo dire che è stupendo ritornare in moto, ritornare a vivere con passione. Col D&D è una grande compagnia, ci si appoggia e ognuno ha le sue difficoltà e ci si viene incontro per aiutarsi e stare assieme. Io purtroppo ho avuto una lesione al midollo che mi ha portato alla paralisi, adesso fortunatamente cammino, però ho dovuto adattare la moto facendo delle modifiche al cambio del cambio per le marce. In questa giornata oggi del Mugello fortunatamente possiamo avere a disposizione Manuel Poggiali e Dario Marchetti, che ci daranno consigli e cose tecniche, tutti i consigli utili per riuscire a guidare al meglio. E ringraziamo tutti il D&D Emiliano per questa cosa. Stiamo lavorando, nel senso metaforico, per l'ultimo appuntamento che hanno qua il 6 ottobre. Stiamo io e Dario ultimando
così gli ultimi consigli utili per far sì che insomma sia una bellissima gara. Saremo qua a fare il tifo per loro. La giornata al Mugello con i ragazzi di D&D è finita e ci ha regalato, perlomeno a me, un sacco di emozioni. Credo anche loro. Ce ne sono che sono bravissimi. Emiliano, ma è un pilota, guida bene, bellissimo, sciolto, fa un po' fatica in alcuni cambi di direzione, ma poverino, gli manca una gamba, è ammirevole come riesce ad andare in queste condizioni. Luca mi ha impressionato, era sicuramente il più veloce del nostro turno, passava tutto l'interno e l'esterno. Altri ragazzi sono un po' più inesperti, ma comunque temerari, bravi e comunque hanno una cognizione, vanno comunque bene. Per me è stato un gran piacere, credo che anche Manuel si sia divertito ed è il motivo per cui noi siamo orgogliosi di far parte di questa famiglia e tutte le volte che io sto con loro sono felice quando vado a casa la sera. Eccoci qua nell'area esterna del paddock del Mugello. Siamo qui con dei ragazzi che stanno provando a fare i primi passi dopo l'incidente sulla moto e sono molto contento perché ho visto che sono partiti subito molto bene, caspita, per essere proprio il primo approccio dopo l'incidente con la moto modificata in un modo diverso da quello che sono sempre stati abituati a usare prima dell'incidente e questa è proprio un'altra testimonianza che la volontà e la voglia interiore, la positività sono essenziali per poi fare tutto il resto. Adesso li continuiamo a fare provare qua nell'area esterna per prendere sempre più confidenza con la moto e poi quando se la sentono li porteremo su al Mugellino a provare a fare qualche curva un po' diversa dal contesto del piazzale. Sono sicuro che andranno bene anche lì. Ciao, mi chiamo Raffaele, sono plesso leso destro, cioè ho perso completamente l'uso del braccio destro. Oggi sono tornato in moto per la prima volta dopo 8 anni. E le sensazioni sono molto positive, sono abbastanza emozionato, ma sono riuscito ad avere abbastanza controllo della moto, sono molto contento. Sono Matteo Arlati della provincia di Lecco, ho conosciuto da pochi mesi l'associazione DD e sono 14 anni che non vado in moto. A causa di un brutto incidente che ho subito nel 99 ho perso l'uso del braccio destro e dopo l'operazione sono riuscito a recuperarmi il bicipite. Le cose più difficili sono ovviamente dosare il gas e manipolare un po' queste moto. La speranza è quella magari di riuscire, grazie di Dio, a fare qualche giro in pista, magari anche con una Ducati, visto che sono tifoso Ducati. Grazie ancora di Dio. Mi chiamo Davide Preziosi, ho 36 anni e nel 2002, in giugno, ho fatto un incidente in moto dove ho riportato la lesione completa del plesso brachiale. Praticamente non riesco più a utilizzare il mio braccio sinistro. Tramite Matteo, che ho conosciuto 2 anni fa, sono venuto a coscienza di questa possibilità di provare ancora una moto e non ho voluto perdere l'occasione e sono qui al Mugello proprio per farlo. Ho provato una CB500, una Honda al Mugellino, una sensazione fantastica, proprio da pelle d'oca. Come si dice adesso, mi hanno messo la carogna addosso e quindi spero di essere con questi ragazzi l'anno prossimo nel campionato. Abbiamo concluso la giornata anche con i ragazzi principianti, dal piazzale li abbiamo portati al Mugellino dove hanno avuto un primo approccio con i cordoli e sono stati bravissimi. A questo punto il prossimo appuntamento con loro sarà direttamente al Mugello.